cavalli, case, lampioni e la mia caserma. In folla centinaia si riversarono in strada, spaccato dai passi, rimbombò il selciato, spezzò i timpani l'incredibile avanzata. Ed ecco, non si sa se dal canto della folla o dall'impetuoso ottone delle trombe dei soldati, non da mano umana creata, come perforando la polvere con un fulgore, si erge un'immagine, si infiamma, rosseggia. Più larga, 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 più larga. E più larga che ali, più necessaria del pane, più bramata dell'acqua. Eccola! Cittadini, fuggite in pugno! Armi in pugno, cittadini! Cittadini! Oggi profondo e millenario prima! Oggi nel mondo viene rivisto il fondamento! Oggi la vita rifaremo di nuovo! Sino all'ultimo bottone! Che le folle conficchi nel cielo i loro passi di marcia! Basta! Squillate gioia con tutte le voci! Noi con Dio che abbiamo da spartire! Noi stessi seppelliamo i nostri morti! Ma perché non cantare? A noi, abitanti della terra! Ogni abitante della terra è un amico! Tutti, tra le macchine, negli uffici, nelle miniere, ci sono fratelli! Noi tutti! Noi tutti! Noi tutti! Noi tutti sulla terra siamo soldati d'un solo esercito che forgia la vita! Le orbite dei pianeti, la vita delle potenze dipendono dalle nostre volontà! Nostra è la terra e nostra l'aria! Nostre le miniere di diamante delle stelle! Questo non è il grido di quelli che non hanno niente! E questo è il tuono dell'immenso popolo! Sulla polvere alzata dalle battaglie, su chi si azzuffa, disperando nell'amore. Adesso, inverosimile verità, si avvera la grande eresia per la rivoluzione. Diamo di fuori! Diamo di colpevoli, siamo di Napoli! Massimiliano Paulino! Io sono Angelo! Giorgio Guarino! Francesca Postiglione! Simona Di Maio, siamo senza bandiere, siamo cittadini! La mafia, soprattutto per mandare fuori dal governo un signore che usa le sue funzioni e vota distorte, soprattutto per mandare a casa un Parlamento che un minuto fa ha deliberato che Rupi è la nipote di Bupa. Il problema è bisogna mandarli a casa. Allora, sono quattro, di cui però vedrete alla
fine una sola lecita e una sola illecita che non dobbiamo avere. La prima lecita è che si dimette, è come dire che domani non sorge il sole, perché lui ha fatto una scelta tra San Vittore e Regina Cena e Montecitorio, preferisce stare qua. Agli italiani non sta bene, ma non si dimetterà perché il sole domani nasce lo stesso. Il secondo modo è che il Parlamento lo sfiduci. È più facile che la luna va dentro il pozzo, che il Parlamento lo sfiduci, perché lì dentro ci sono persone che comprati, venduti, ricattati, hanno sventuto e spento la propria dignità, diventando oggi complici politici e non solo. Adesso sto cercando, già in Parlamento c'era qualche persona che anche nell'opposizione gli ha fatto male il tutino oggi e non ha votato. Era in aula, infatti noi abbiamo fatto la richiesta adesso al Presidente della Camera di sapere i nomi, ma quelli che presenti in Parlamento non hanno votato. Terzo, se montagna, con bella ciao.